Seguimi su Instagram per restare sempre aggiornato. Gente, benvenuti in questo nuovissimo video, io sono Irene e oggi ci troviamo finalmente nel nuovo video su questo canale. Oggi ragazzi, video diverso dal solito, perché come avete letto dal titolo vi mostrerò che cosa c'è nella mia valigia. Che cosa c'è nella mia valigia? Perché dopo domani parto. Oggi è sabato 9 marzo e lunedì 11 marzo sarò a Barcellona per ben 4 giorni insieme alla scuola. Quindi ovviamente cercherò di riprendere più cose possibili e portarvi con me il più possibile durante questa vacanza, tra virgolette, però non so che cosa riuscirò a riprendere di preciso, anche perché comunque essendo con la scuola e con persone che neanche conosco mi sembra un attimo un tantino imbarazzante riprendere in pubblico. Comunque sia ragazzi, non vi preoccupate, perché adesso vi farò vedere che cosa porto in valigia e che cosa invece rimarrò qui. Vi dirò qualche cosa che mi ha dato dei problemi durante questo packing, diciamo, e niente, direi che possiamo subito iniziare, però prima vi invito ad iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace e seguirmi su Instagram perché è molto importante. Trovate tutti i link qua sotto nella descrizione. E niente, iniziamo subito andando a vedere che cosa portiamo in valigia. Ok, eccoci qua, per comodità la valigia l'ho messa sul baule qua in camera dei miei perché altrimenti non sapevo dove metterlo. Quindi adesso ovviamente vi farò vedere che cosa mi porto e siccome è il bagaglio in stiva la valigia è grande, però comunque avevamo la possibilità di portarci sia bagaglio in stiva sia bagaglio in mano, quindi portarci entrambe le valigie, portare una sola oppure boh. Io ho deciso di portare quella estiva perché comunque quella più comoda e ci entra più roba e poi soprattutto posso portare i liquidi anche superiori ai 100 ml. E in base ai liquidi poi dopo c'è stato un attimo un casino generale che vi devo dire, ma ve lo spiego dopo avervi fatto vedere tutto. Quindi iniziamo a vedere che cosa mi porto. Allora, innanzitutto scusatemi per la luce che non è delle migliori, ma va bene uguale. Innanzitutto questo è il mio zainetto, che sarà la mia borsa accompagnatrice, diciamo, ha una tasca davanti e dentro ovviamente qua c'è un'altra tasca piccolina e comunque bello spazioso, quindi direi che non è male, soprattutto perché probabilmente mi ci metterò dentro un parecchie cose perché mi scoccio di mantenere la roba in mano e quindi poi essendo a zainetto è ancora più comodo. Poi qua abbiamo la valigia, che è una semplicissima valigia di tela e non è a trolley come quelle là che stanno adesso, ma ha solamente due ruote dall'altro lato credo e quindi si porta da questo lato e vabbè, comunque non dovrebbe essere un problema perché come già detto, essendo la stiva, la imbarco e poi la lascio in hotel giustamente. Comunque andando ad aprire vediamo qua tutti i vestiti. Abbiamo vabbè canottiere, il pigiama, un jeans blu. Poi sotto al pigiama probabilmente c'è qualche altra cosa, un maglioncino bianco, quello è. Un giubbotto di pelle nero imbottito, che casomai dovesse far freddo, anche se non credo. Poi qua vabbè, abbiamo intimo, sì, a cuoricini, bellissimo. Roba da bagno, il costume perché c'è anche la piscina nell'hotel, che è un hotel a 4 stelle, di cui ovviamente vi farò il tour e anche il room tour. Poi altre magliette a mezze maniche, un'altra felpa rossa della Yoshi, un jeans nero di Alcott e la mia felpa grigia preferita che avete visto in parecchi dei miei video. Qua dentro praticamente ci sono solamente fazzolettini, quindi nulla di chissà quanto interessante e principalmente questo è tutto ciò che mi porto. Eh già, la mia valigia è molto semplice perché comunque, come penso notiate da tutti i miei video, il mio outfit è sempre molto basic, quindi alla fine c'è solamente un pantalone, una felpa sopra oppure se fa caldo una maglietta a mezze maniche. Non sono una di quelle persone che si fa degli outfit complicatissimi a strati, magari maglie, sottomaglie, non lo so, e sinceramente non mi interessa anche perché poi devo stare comoda perché giustamente usciamo dall'hotel la mattina e stiamo in giro tutta la giornata, quindi rientrando poi la sera, e mi sembrerebbe inutile fare appunto degli outfit complicati che poi sarebbero anche scomodi per camminarci eccetera. Quindi questa principalmente era la mia valigia. Ovviamente nel kit da bagno penso abbiate intravisto un po' quello che c'è, ovviamente dentifricio, shampoo, balsamo e tutto il resto, deodorante eccetera. E per quanto riguarda il deodorante eccetera, c'è un piccolo aneddoto che vi devo raccontare. Adesso vi poso qui perché così andiamo più comodi. Allora, praticamente dicevano che non si potevano portare liquidi i miei compagni, mentre i professori dicevano che si potevano portare. Quindi c'è stato un attimo un casino generale di gente che diceva che si potessero portare liquidi e di gente che diceva che non si poteva fare. Comunque alla fine si è scoperto che nel bagaglio da stiva i liquidi sopra i 100 ml sono concessi, quindi appunto il deodorante sopra i 100 ml,
anche lo spray mi hanno detto di sì, quindi io mi porto il deodorante spray perché uso quello, uso il deodorante spray della Dove, semplicissimo. E sì, nessun prodotto sta sponsorizzando questo video, purtroppo, perché vabbè, che dobbiamo fare? E comunque niente, quindi mi porto il deodorante spray normalissimo, spero che non se lo prendano all'aeroporto perché altrimenti poi sarò costretta a comprarmi un deodorante a Barcellona, ma va bene uguale. Poi profumo 35 ml, il mio profumo preferito. Ovviamente pettine, elastici per capelli, anche se non credo di averne bisogno perché i miei capelli sono abbastanza corti e poi di solito non li leggo mai. Poi come giubbino mi porterò, a parte quello là nero che ho messo in valigia, un giubbino molto più sottile, rosa, che poi vi farò vedere quando riprenderò la parte, insomma, del viaggio verso Barcellona. Quindi quando farò i vlog settimana prossima. E poi come scarpe, anche le scarpe saranno un paio di Nike rosa che poi vi farò vedere, che ho comprato un paio di mesi fa ma ancora non le ho messe perché stavo aspettando l'occasione giusta per metterle, anche perché le ho pagate un tantino, tanto diciamo, e mi piacciono parecchio ovviamente. Poi per quanto riguarda gli accessori, penso che porterò sempre i miei stessi accessori più o meno. Quindi l'orologio di Decathlon che ormai si è fatto vecchio, qualche braccialetto qua e là e la collana, questa è probabilmente quella di Breaking Bad. E sì, la borsa l'avete vista, detto questo non credo ci sia nient'altro da far vedere. Come oggetti elettronici non porterò nulla a parte il telefono e ovviamente il suo caricabatterie, anche perché mi sembra inutile portarmi il computer per 4 giorni e poi sinceramente dopo l'esperienza che ha avuto Yaki Dale che gli hanno rubato lo zaino, non so se lo seguite, mi metto anche un po' paura insomma a portarmi cose troppo costose appresso. Quindi niente ragazzi, io spero che vada tutto bene durante il viaggio e che questo video vi sia piaciuto, anche se è molto semplice, ma era comunque una sorta di video tappabuchi per farvi sapere della mia partenza e per farvi sapere che se magari non sarò tanto attiva sui social è per questo motivo. Comunque io spero che questo video vi sia piaciuto, se magari in futuro ne vorreste vedere altri così, ma anche magari dei video in cui io preparo la valigia e non vi faccio solamente vedere quello che ci metto dentro, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato mi lascia un bel pollice in su, commentare e iscrivervi al canale se ancora non l'hai fatto, e noi ci vediamo nei prossimi giorni, nei prossimi video. Bella!